Ma tu lo sai chi è Almirante? No, sinceramente no. Quindi una strada men che meno. Non lo so dov'è, no, mi dispiace. Lei sta aspettando l'autobus per via Almirante? No, però mi farebbe piacere che la facessero. Sì? Sì. E perché? Ma perché? Perché è stato un politico, secondo me, importante. Insomma. Allora andrebbe bene anche per Craxi? Perché no? Perché uno deve rinnegare la propria storia, voglio dire? No, fa parte da... via Togliatti, che non ne parliamo. Quindi a me non è che mi entusiasmi le vie di politici, ma per obiettività e per correttezza, se c'è via Togliatti, possiamo non condividere, no? A Roma c'è via Lenin. E quindi... E via Marco Pannella? È presto, ma su... Poverino. Lasciamolo in pace. Lei ha appena ritirato il certificato elettorale, vero? Giorgia Meloni propone, anzi dice che potrebbe intitolare, se eletta sindaco, una strada a Giorgio Almirante. Lei che ne pensa? Penso che non sia giusto. Però con le sue idee ha lottato per questa nostra patria. E il fatto che avallasse le leggi razziali all'epoca? Erano altri tempi. L'antifascismo è qualcosa che dovrebbe essere un valore, quindi non dovrebbe essere giusto fare una strada Almirante. No, perché ho avuto un papà morto in guerra grazie a questi signori. Io sono estera, sono tedesca, abito in Germania. Ma lei sa chi era Giorgio Almirante? Sì, per me va bene. Lei è contraria? Ma non perché ho qualcosa a Marco Pannella, ma insomma. E via Craxi? Lasciamoli perdere, facciamo passare un po' più di anni per questi uomini, magari un centinaio.